e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video. Puntata di oggi, video di oggi dedicato più che altro alle news, alle anticipazioni su ciò che vedremo il mese prossimo. Ci dedichiamo ad un prodotto in particolare, ovvero alla prossima edizione Midnight Classic, che uscirà in commercio il 23 febbraio direttamente sul sito Fun Factory Shop. Si tratta quindi della nuova uscita della collana Classic dedicata nuovamente a Brian De Palma. Infatti qualche mese fa era uscito in commercio la De Palma Film Collection, che racchiudeva due pellicole degli anni 70 del regista De Palma, ovvero avevamo Vestito per uccidere e poi avevamo Blowout con John Travolta. In più, come disco bonus, presente anche il documentario De Palma, diretto dal duo Noah Baumbach e Jake Paltrow. Quindi era una gran bella edizione, anche perché c'erano tutti i contenuti speciali, o meglio quasi tutti i contenuti extra che io ricordi già usciti all'estero, mentre il 23 febbraio uscirà il volume 2 della De Palma Film Collection. Ci saranno sempre due film, sempre degli anni 70, anche se nell'ultima uscita era anni 80. In questo nuovo volume ci saranno praticamente il film Sisters, girato nel 1973, conosciuto in Italia con il titolo Le due sorelle, mentre il secondo film è Obsession, Complesso di colpa, che ha girato nel 1976. Allora, andiamo in ordine, parliamo prima del primo film, ovvero Sisters, edizione che, con tutta sincerità, ho cercato di indagare un pochino. Non sono sicuro, anzi non so proprio quale master verrà utilizzato. So che esiste un master del 2018 uscito per la Criterion, ci sono anche diversi contenuti speciali, ma dubito che sia quella l'edizione, anche perché ho fatto una comparazione con i contenuti extra e non sono gli stessi extra presenti nell'edizione della Criterion, quindi metto un bel punto interrogativo sulla questione master. Cosa conterrà questa edizione, questa uscita delle due sorelle, ovvero me lo sono anche segnato perché a memoria chiaramente non me lo posso ricordare. Abbiamo il documentario Sisters and Autopsy, poi abbiamo un'altra featurette al titolo Brian De Palma The Final Cut, poi abbiamo una carrellata di interviste ad attori e a personaggi della troupe del film, infine abbiamo il trailer. Mentre per quanto riguarda il secondo film, ovvero Complesso di colpa, che era già uscito in Blu-ray anche all'estero, tra cui c'era un'edizione Mediabook, se non sbaglio, tedesca, ho tentato di acquistarla qualche anno fa, e quindi sono contento sia presente questo film. Tra parentesi, avrei gradito anche la presenza di Doppia personalità, una bella pellicola girata da De Palma nei primi anni 90. Magari uscirà come terzo volume prima o poi. Comunque, i contenuti speciali presenti invece su questo secondo film, che al 99% dovrebbe essere lo stesso master, gli stessi extra presenti nella vecchia edizione della Arrow Video del 2011, quindi abbastanza datato. Dubito che abbiano usato il master invece della Scream Factory del 2019, magari mi sbaglio. Anche a livello di comparazione, gli extra sono gli stessi dell'edizione Arrow del 2011, non sono gli extra invece nuovi del 2019 della Scream Factory. Quali extra sono presenti? Abbiamo il documentario Obsession Revisited, che dura 37 minuti, poi abbiamo il cortometraggio Wotan's Wake, del 1962, che dura 28 minuti, mentre c'è anche un secondo cortometraggio, Responsive Eye, del 1966, che dura 27 minuti, e poi abbiamo il trailer. Per quanto riguarda il documentario, il primo che ho menzionato, ovvero Obsession Revisited, quello è un extra abbastanza datato, ovvero era presente anche nel DVD americano della Columbia del 2001, quindi non è niente di nuovo. Si tratta di un documentario con varie interviste fatte a Brian De Palma e ad altri personaggi. Quindi questi, diciamo, sono i contenuti speciali presenti in questi due film.
Dicevo, è un'edizione a tre dischi, quindi tre Blu-ray oppure tre DVD se siete interessati all'edizione DVD. Anche un'altra parentesi, dalle foto pubblicate dalla Midnight si nota che il cofanetto in DVD ha una forma leggermente diversa, quindi c'è il dubbio se anche l'edizione DVD sia in formato cofanetto classico con Mediabook oppure se si tratti di un'edizione Amarai cicciotta con i tre dischi, vedremo. Però dicevamo, c'è il terzo disco Blu-ray che sembra essere lo stesso identico disco presente nella prima uscita, ovvero il documentario De Palma. Non so per quale motivo abbiano inserito nuovamente lo stesso disco con lo stesso documentario, comunque dovrebbe essere presente anche questo documentario. Bene, io direi che questo è tutto per il momento, chiaramente se ci saranno aggiornamenti anche per quanto riguarda il master che verrà utilizzato sia sul film Le Due Sorelle ma anche per Obsession, vi farò sapere sia sul canale Telegram ma anche su Facebook. E noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!